Ci colleghiamo con il secondo tempo della partitissima tra Arsenal e Spartak Mosca. Il risultato è cambiato in questi primi 3 minuti di gioco della ripresa. Pareggiato Gallucci, il risultato di 4-4. Esulta qui fuori la formazione del Ciaccarella, mentre si dispera un po' quella dello Young Boys. Vanavato col destro, deviazione, calcio d'angolo. Alla battuta d'Orta, cerca in mezzo, rovescia Russo, ma la palla rimane lì. Navato controlla, arriva Russo e chiude. Pipitone, palla dentro, De Simone, anticipato da Limongello, prova a ripartire. Pipita fa una grandissima chiusura, palla dentro, De Simone, Pipitone, 5-4 per lo Spartak, ritorna in vantaggio. Batte Navato, palla che scende, non abbastanza. Vediamo Pipitone che va fino in fondo. Pipitone, numero Pipitone, De Simone, 6-4, ma ancora magie di Lollo Pipitone. 6-4 Spartak, rimandata la festa per la regular season del Ciaccarella. Ancora meno uno lo Spartak che insegue il sogno. Venusa, Galluccio, mani sui fianchi per Galluccio, allora Navato. Possiamo anche ufficializzare l'abbandono lavorativo di Antonio Schioppa allo Sbordone League, ormai verrà svincolato da ogni incarico, vista la sua inutilità. Limongello, prese il controllo di De Simone, spallata a fallo di Bruno De Simone. E visto che non vuole essere licenziato, Antonio Schioppa ci raggiunge in cabina di collegamento. Antonio, la vittoria allo Spartak. Eh sì Beppe, ho una famiglia da mantenere, sono costretto quest'oggi a telecronare. Sappiamo che lo Spartak sta vincendo, un risultato di 5-4, decisivo. 6-4. Questa vittoria dello Spartak chiama fuori i Gunners dalla rincorsa, gli Imps e Eurobet. Aspettiamo che la partita finisca, perché già lo Spartak prima vinceva con un largo vantaggio e sono stati raggiunti dai Gunners che non sembrano volersi fermare. Ringraziamo Antonio e lo svincoliamo da ogni questione lavorativa con lo Sbordone League. Di Guida recupera, alza la testa, serve De Simone, non la tiene in campo. Occhio a Galluccio, in area di rigore si gira Galluccio, Foria, la conclusione di Galluccio, ancora la parata di Foria che mette pezzi ovunque. Pipitone, intanto arrivano gli Sky Blues e il Crystal Palace alle mie spalle. De Simone, finta De Simone, sinistro fuori. Pipitone va via, Pipitone allarga, Russo, non va Russo. Occhio a Russo, imbestialito, prova col destro, anticipato anche Jenny Perna, pallone sul fondo. 6-4 il risultato, forse ha smesso di piovere, è così. Di Guida, palla dentro, Perna, De Simone, 7-4, mette il sigillo su questa partita Bruno De Simone, lancia un chiaro segnale a Gianni Ruggero. Lo Spartak insegue il Ciaccarella fino all'ultima giornata, ovvero quella dei recuperi. Con 15 partite giocate entrambe le squadre, da entrambe le squadre si trovano solo un punto di differenza le prime due della classe. Un destino molto strano quello che vedeva il Ciaccarella distruggere il campionato under. E lo Spartak addirittura viaggiava tra la quarta e la quinta posizione, poi improvvisamente blackout della squadra di Gianni Ruggero, 4 sconfitte consecutive. Lo Spartak invece ha volato, distruggendo anche l'Imps di Venosa, che era la squadra probabilmente più in forma, e ora si trova a lottare per il titolo della regular season fino all'ultima giornata, all'ultimo respiro. Sportellata di Savino, doppia, e chiude il suo avversario. De Simone al volo, Perna, Di Guida per De Simone, taglia sgambati, palla per Di Guida, occhio al destro, allarga di là per Pipitone, vediamo, va giù Galluccio, contatto tutto regolare. I due ex compagni dell'Imps Eurobet, De Simone per sgambati,
qui sbaglia sgambati, Navato devia, poi Limongiello in uscita, attenzione, un po' di confusione, Galluccio cerca Limongiello, di guida, perde la sfera, arriva Venusa con calma, sciabolata, la conclusione di Dorta, le manoni di Foria, già battuto il calcio d'angolo di guida, provato l'invenzione ma ha rischiato, poi mani di Dorta, De Simone sinistro, Galluccio colpetto, Limongiello ancora De Simone, arriva De Falco, chiude Russo, la rimessa, vediamo un po', è della formazione dell'Arsenal, parte Navato, salta il primo, Navato va col destro, palla fuori, occhio allo scambio, palla per sgambati, da fuori area calcia, De Falco respinge, poi Pipitone, Navato ruba palla, prova a ripartire ma Pipitone è ancora sulla sfera, cerca ma non trova però nessuno, Dorta, Galluccio, numero, Savinovic viene fuori, imbestialito, Savino prova come un carro armato a sfondare la difesa avversaria, poi perde palla, Galluccio, Dorta, Galluccio, destro, Galluccio, Foria, Navato, palla dentro, occhio saltatori, di guida, svirgola, Galluccio rovescia, fuori, De Simone, prova ad andare, De Simone, colpo di tacco, palla per il Pipita, finta, Pipitone d'esterno palo, sgambati, arriva Navato, sportellata, c'era fallo ma si continua, Pipitone, chiuso da De Falco, Pipitone alla rimessa laterale, serve di guida, alza la testa di guida, ancora Pipitone, prova il tunnel e riesce, Pipitone dentro, rinvia Limongiello, poi di guida, arriva Navato, mette giù la sfera, prova a ripartire Navato da lì, un lancio, Savino chiude, Galluccio prova Dorta, fuori, Venusa, tutto solo, prova, l'incrocio e poi Navato, prova il gol della gloria personale Navato, ma che incrocio di Venusa. 7-5 per lo Spartak, risultato il Pipita, palla in curva, Pipitone prova a partire, Pipitone palla dentro, De Simone, ancora lui, De Simone, 8-4, 8-5 scusami Jenny Perna, è vero, hai ragione, palla per sgambati a centrocampo, allarga il gioco, però chiude Limongiello, riparte lui, cerca Dorta, scivola Dorta, poi Pipitone, arrivano in due, Pipitone numero, attenzione, salsa e merengue, Pipitone, ne fa fuori un paio, rientra Pipitone, prova lui ancora per De Simone, Pipitone, De Falco di guida, arma il destro, lo prova lui, colpo di testa di De Simone, fuori De Simone, prova col destro, palla abbondantemente fuori, Navato alza la testa, il pallone verso Venusa, palla per Galluccio, cerca in mezzo Navato, col destro Navato incrocia, fuori. De Simone al volo, fuori. Galluccio esce Foria, poi Venosa col destro Foria. Dotta Foria, è un muro, the wall. E guardate come si gasa. Foria, palla dentro di Dorta, De Falco gira fuori. De Simone l'aggancio, arriva a sgambati, chiude Dorta. Occhio a Galluccio, ma Foria fa buona guardia, lancio per sgambati, poi Limongiello, arriva Pipitone, Limongiello su di lui, buono lo scambio tra Venosa e Limongiello, parte Limongiello, Savino, Venusa, punta di guida, prova ad andare, ancora Venusa, cerca dietro, Dorta, prova lui, deviazione, Foria, sempre preciso, il portiere dello Spartak. Poi con le mani verso Pipitone, c'è un po' di spazio, Pipitone mezzo a due, sguscia via, il Pipita sterzata, Navato chiude, di guida con le mani, De Simone al volo, qui mastica il tiro, poi parte Galluccio a campo aperto, servito Gervinho, Navato, mette dentro, Savino, palla che rimane lì, Foria, calcia su Galluccio. Pipitone va via un'altra volta, palla per De Simone, vediamo se incrocia, prova, fuori, ancora De Simone, prova il sombrero, poi ancora De Simone servito da Pipitone, il sinistro, fuori, De Simone mette giù il pallone, arriva Dorta come un treno, chiude, Venusa, palla nello spazio per Galluccio, che non aggancia, palla sul fondo, Venusa,
arma il destro, palla per Navato, si gira, Navato cerca spazio, poi Venosa, l'appoggio ancora per Navato, alza la testa, cerca il pallone verso Dorta che non aggancia. Pipitone lo fa, attenzione, va giù, calcio di punizione, dunque ha subito fallo Pipitone, punizione battuta verso Sgambati, poi Galluccio prova, Savinovic respinge, finisce così. Lo Spartak insegue il Ciaccarella, meno uno. L'Arsenal invece dovrà sudare per entrare nella zona Champions.